Oggi vi mostrerò come realizzare un pane super leggero utilizzando il metodo indiretto e cuocendolo dentro una pendola. Dobbiamo fare per prima cosa la biga, quindi il preimpasto. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 300 g di farina tipo 1, 2 g di lievito di birra, 150 g di acqua. Dentro una ciotola vado ad inserire la farina, il lievito sbriciolato, l'acqua. Dobbiamo ottenere un impasto grezzo ma non farinoso. Ci vorranno circa 3 minuti. Adesso trasferisco l'impasto sul piano da lavoro. Arrivati a questo punto, prendiamo l'impasto, lo spezzettiamo in questo modo e lo riponiamo all'interno della ciotolina. Una volta completato l'operazione, mettiamo un cannovaccio sopra, un cannovaccio umido, e lo teniamo a temperatura ambiente per 16 ore. Sono trascorse 16 ore e il nostro preimpasto si presenta in questo modo. Adesso andiamo a vedere gli altri ingredienti che ci serviranno per andare a continuare il nostro impasto. Gli ingredienti che ci serviranno sono la biga, tutta la biga, 60 g di farina 0, 130 ml di acqua, 8 g di sale e 1 g di lievito di birra. Dentro il cestello della planetaria vado ad inserire la biga e la vado a spezzettare. Inserisco anche il grammo di lievito. Vado ad inserire all'interno metà acqua, quindi 65 g. Inserisco la farina e avvio la planetaria. Arrivati a questo punto, vado ad aggiungere il sale.
Bene, l'impasto è pronto. Vi ricordo che comunque stiamo dando un'idratazione dell'80%. Ed ecco come si presenta, liscio. Adesso lo lasciamo riposare per 40 minuti. Copro con un cannovaccio. Sono trascorsi 40 minuti, adesso dobbiamo dare le prime pieghe. Quindi prendo l'impasto e lo trasferisco sul piano da lavoro. In questo modo diamo forza all'impasto. Lo riponiamo dentro una ciotola o nel cestello della planetaria e facciamo riposare per 30 minuti, sempre coperto con un cannovaccio. Sono trascorsi 30 minuti, adesso vado a mettere di nuovo l'impasto sul piano da lavoro e vado a dare altre pieghe. Riponiamo di nuovo dentro una ciotola o nel cestello della planetaria e facciamo riposare gli ultimi 30 minuti. Sono trascorsi altri 30 minuti. Adesso sul piano da lavoro vado a mettere un po' di semola rimarginata. Capovolgo l'impasto. Lo facciamo scendere da solo e adesso vado a fare la chiusura. Quindi mi raccomando, sempre la semola sotto, delicatamente premiamo, non tanto, se no tutto quello che abbiamo fatto andrà perso. E adesso vado a fare una piega a tre, quindi prendo la parte esterna, la porto al centro e premo, sigillo da entrambi i lati. Togliamo la farina in eccesso. Dopo prendo l'altra estremità, la metto sopra, sigillo per bene, in questo modo. E faccio questa operazione. Sigillo per bene. Dopodiché tolgo la farina in eccesso. Prendo l'estremità, quindi questa qua, e la porto in questo modo. Sigillo per bene.
giro e vado a dare una pirlatura in questo modo. Adesso prendo uno scolapasta come questo, metto un cannovaccio pulito all'interno . Spolvero con la semola, dopodiché capovolgo togliendo sempre la semola in eccesso e vado a sigillare per bene anche la parte sotto. In questo modo pizzichiamo. Bene, lo prendiamo e lo andiamo a riporre dentro lo scolapasta. Quindi la parte della chiusura deve stare di sopra. Mettiamo un altro po' di semola sopra. In questo modo chiudiamo . Lo lasciamo 20 minuti a temperatura ambiente, dopodiché lo metteremo in frigorifero per 40 minuti . Sono trascorsi 20 minuti, vado ad inserirlo all'interno del frigorifero per 40 minuti . Sono trascorsi 40 minuti, prima di tirare fuori dal frigorifero e la nostra pagnottina dobbiamo preparare un foglio di carta da forno, uno spruzzino con dell'acqua, una lametta e in più dobbiamo accendere il forno a 240 gradi, il forno statico, e dobbiamo inserire all'interno la pentola con il coperchio. Ho tirato fuori dal frigo la nostra pagnottina, adesso la capovolgiamo in questo modo, togliamo tutta la farina in eccesso molto delicatamente con una lametta vado a fare un taglio qui, quindi al centro. In questo modo prendiamo la pentola dal forno, tolgo il coperchio, vado ad inserire all'interno il pane . Spruzzo con un po' di acqua sia la superficie del pane e sia il coperchio. Copro e in forno a 240 gradi per 20 minuti. Il forno deve essere statico. Sono trascorsi i primi 20 minuti. Adesso tiriamo il coperchio . Abbassiamo a 220 gradi e cuociamo per altri 20 minuti. Sono trascorsi altri 20 minuti, adesso mettiamo un cucchiaio di legno. Quando sta aperto il forno
2 centimetri e lo teniamo per altri 15 minuti in modo che l'umidità che si è creata all'interno fuoriesce e il nostro pane si asciughi per bene. Sono trascorsi 15 minuti, adesso spegniamo il forno, tiriamo fuori la pentola. Lo lasciamo sulla gratella per 40 minuti prima di andarla a tagliare. Sono trascorsi 40 minuti di riposo. Adesso vado a fare il taglio. Andiamo a vedere come si presenta all'interno. Ed eccolo qui. Adesso tocca a voi replicare la ricetta. Vi voglio far vedere che il pane è cotto alla perfezione. Non è crudo ed è morbidissimo e super leggero. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!